Sono Gloria Aura Bortolini, giornalista, documentarista, conduttrice televisiva. Attualmente presento una rubrica di classifiche di viaggio nel programma Kilimangiaro di Rai 3. Penso che questa quarantena ci ha dato modo di riflettere su tanti aspetti della nostra vita. Abbiamo avuto sicuramente più tempo per stare a contatto con noi stessi e quindi penso che alcune persone nel post-Covid decideranno di cambiare vita, probabilmente cambieranno lavoro, cambieranno casa, cambieranno abitudini. Sarà un nuovo inizio per tutti. Immagino che ci sarà più senso civico, una maggiore attenzione all'igiene personale, come l'abitudine di lavarsi spesso le mani, che è sicuramente è un'abitudine positiva, e una maggiore attenzione anche alla sanificazione degli ambienti pubblici, probabilmente più attività fisica, perché durante la quarantena le palestre sono state chiuse, quindi l'opportunità di fare sport e di essere in movimento si è ridotta. Ci siamo abituati allo smart working, una pratica che all'estero è già diffusa da tanti anni, in Italia meno, ma penso che il futuro sia in quella direzione, quindi il lavoro da remoto, sempre più servizi online, mi riferisco per esempio alla spesa online, a pagamenti contactless. Abbiamo potuto fruire anche di tante iniziative gratuite sui social, come per esempio festival cinematografici, addirittura concerti o delle dirette tramite Instagram, Facebook, di persone che hanno messo a disposizione le loro competenze, creando corsi di yoga, di meditazione, consulenze a 360 gradi, e questo è stato molto bello perché è stato un vero messaggio di solidarietà e di unione. Mi auguro però che il distanziamento sociale non diventi isolamento. Ci siamo abituati a vedere film a casa, ad ascoltare concerti online, a vedere festival cinematografici. Io per esempio dirigo l'Edera Film Festival, un festival cinematografico per registi under 35 provenienti da tutto il mondo, nella mia città d'origine, a Treviso, ma quest'anno non sappiamo ancora quando potremo organizzarlo perché dipenderà dalla riapertura delle sale cinematografiche. Mi auguro però che la voglia di vedere un film in sala con il pubblico, con persone che condividono la stessa passione, ecco, che questa voglia non tramonti mai. A livello di città leggo che c'è una tendenza a cercare sempre più case con spazi aperti come un giardino, un balcone o addirittura di andare a vivere proprio in campagna, quindi lontano dai centri urbani. C'è una volontà di promuovere aree pedonali sempre più estese, di promuovere la mobilità elettrica con mezzi alternativi come il monopattino, la bicicletta elettrica, il car sharing. Quindi ci sarà un ritorno alla natura, un rispetto per l'ambiente, dei consumi più consapevoli, meno inquinamento, mi auguro, meno sprechi e più riciclo. Da esperta di turismo, credo che il turismo sicuramente è uno dei settori che ha risentito maggiormente di questa quarantena e della chiusura delle frontiere, ma voglio vederla anche in maniera positiva, quindi penso che sarà un'occasione per sviluppare itinerari meno turistici, meno battuti, magari un turismo a chilometro zero all'interno dei confini delle nostre regioni, che hanno sicuramente tantissimo da offrire e anche da scoprire. Quindi voglio vederla in maniera positiva anche come occasione per promuovere delle economie locali. E per concludere cito una frase di Marie Curie, premio Nobel per la fisica e la chimica: nella vita niente deve essere temuto, ma solo capito. È tempo di capire di più in modo da temere di meno. È una frase ormai di quasi 100 anni fa, ma che trovo attualissima per questi tempi. Quindi riflettiamo. Grazie, ciao.